Na redu je naš dragi Ulderico Bernardi sa temom vrijednosti i identitet u Tomicinu pregnuću. Valori e identità nell'impegno di Fulvio Tomizza. La compresenza di tante diverse competenze già la dice lunga sulle sfaccettature del lavoro di Fulvio Tomizza. Qui ci sono critici, narratori, sociologi anche perfino, poeti. Evidentemente c'è un mondo di studio che si spalanca davanti alle opere di Fulvio, in cui storia, antropologia culturale, letteratura si fondono e si sovrappongono nel formare questa visione, molto spesso definita con un termine abusato di frontiera, ma quale frontiera? Non tanto quella sociopolitica, naturalmente. Il lavoro di Fulvio Tomizza si è sviluppato alla frontiera fra sacro e profano, fra il sacro popolare e il sacro colto, tra urbanità e ruralità, fra Trieste e Materara, alla frontiera tra culture, da quella regnicola a quella istroveneta, a quella ciacava, tra locale e universale, nel rapporto al mondo d'appartenenza e a quello spalancato sull'intero pianeta, nel rapporto fra passato e futuro, altra frontiera di grandissima e perenne attualità. Tutte frontiere che si incrociano e si sovrappongono in cammini di memoria che hanno d'insieme la totale estraneità all'odio e alla prospettiva odiosa della mortificazione in una visione monoculturale. Nelle sue pagine l'essenza essenziale, se posso ribadire in questo modo il concetto, è quella del bisogno dell'anima chiamato radicamento. Un radicamento che significa sentirsi comunque una parte del tutto, una sovrapposizione di affetti familiari, paesani, locali, universali, e la negazione dello sradicamento come malattia dell'umanità legato all'esodo, alle separazioni. Tutti gli istriani hanno pagato, ovunque, siano rimasti in Istria, siano andati altrove, in giro per il mondo, tutti hanno pagato questo tipo di estraneità al proprio ambiente che si chiama sradicamento e che ha portato a una faticosa ricostruzione del rapporto fra assenze, nuove presenze, movimenti, che ha reso un poco tutti migranti, sia gli esodati, sia i rimasti, sia gli emigrati di là dall'oceano, quanti, sia gli immigrati contemporanei, riproponendo la stessa faticosa, se non sempre dolorosa tematica. Io vengo da una realtà, diciamo, molto innovativa al presente, eppure una storia profonda alle spalle. Vengo da una provincia veneta, di una realtà regionale che è la terza oggi in Italia per numero di immigrati. Tra questi immigrati molti vengono da queste terre. C'è una sorta di rovesciamento delle condizioni storiche, ma c'è anche un nuovo spazio di libertà per queste persone. Non c'è solo il dolore del trasferimento altrove. Un solo dato. Negli ultimi 3 anni le imprese artigiane nella provincia di Treviso hanno visto crescere del 370%, da appena 62 a quasi 300, le imprese artigiane di proprietà di immigrati stranieri, cioè di persone che sono venute a cercare la loro fortuna, la loro dignità in un luogo straniero. Ora, di queste 300 circa nuove imprese, la metà
sono 123 per l'esattezza, ma insomma quasi la metà, è costituita da croati e sloveni, che operano nell'imprenditività dell'edilizia, dell'abbigliamento, dei trasporti. Pensate bene, in questo Veneto talvolta disegnato come solo un tempo andava lo stereotipo di Veneto sprofondato in una beghineria inaccettabile, oggi affaccendato solo a fare skei, la realtà naturalmente è molto più profonda degli stereotipi. Ebbene, per queste persone, pensate bene, dopo i croati e gli sloveni, come imprenditori nuovi dell'immigrazione locale vengono i cinesi, tanto per dire quanto ormai il mondo è cambiato. Le imprese cinesi sono una cinquantina ormai in provincia di Treviso. Poi seguono gli albanesi, con una ventina di imprese, gli argentini, e pensate a questo caso, sono circa 18 queste imprese argentine, in molti casi costituite da discendenti di terza, quarta generazione di emigrati veneti italiani che dall'Argentina tornano in Italia per costituire queste imprese nell'Italia che è diventata l'America. Il mondo è pieno di sorprese. La storia non può essere imprigionata in stereotipi e l'apertura al mondo è la condizione che ci fa amare ancora più e sempre l'opera di Fulvio Tomizza, dalle cui pagine sono uscite e continuano a uscire preziosissime indicazioni sull'apprezzamento sociale della mescolanza, dei meticciamenti, delle ibridazioni, sulla necessità di autostima per fare mente locale, come si dice, facendo e fornendo consapevolezza di uno specifico che è la condizione per il dialogo. Non si può dialogare se non si sa chi si è. Non si comprende l'altro nell'amore che porta la sua cultura se non si conosce e si ama la propria cultura. Questa è la condizione del dialogo. È una condizione, cioè, che si articola in una stabilità come valore, non in una staticità, ma in una stabilità di riferimento che era in qualche modo l'ossessione di Fulvio Tomizza. Ricordo un brano che l'ho già citato, Laura, a Fiume, parlando di un aspetto un poco particolare, quello dell'identità alimentare in rapporto alla identità culturale nel suo complesso. Scriveva proprio in una serata conviviale che avevamo nel Veneto con Fulvio, scriveva Fulvio queste parole: instabilità, ecco il guaio maggiore, perpetuata malgrado la forte inclinazione della sua gente, della gente istriana, alla vita stanziale, l'ostinato abbarbicamento ai propri scogli e alle proprie zolle contro tutto e contro tutti. La cucina ha giocato un ruolo primario in questa benefica assimilazione. Mezzo millennio di presenza veneta ha conferito alla penisoletta di confine un'impronta molto resistente alle culture successive. Per tale connubio, la tavola istriana si distingue da tutte quelle delle altre popolazioni prossime a settentrione e a oriente per il grande consumo che vi si fa di farinacei secondo la necessità o la preferenza più estesamente italiana, cioè pasta asciutta, risotto, polenta e ovviamente pane. Cito questo perché non è un riferimento culinario o gastronomico, naturalmente, ma va alla radice nei particolari minuti, in questo caso nel risvolto gastronomico alimentare, appunto, di ciò che è un'identità e la sua eredità. Sempre in questo senso c'era in Fulvio il tentativo di riproporre attraverso minute osservazioni la ragione di un'identità stabile e per questo aperta al dialogo. In occasione del premio a lui conferito all'Amelia Mestre, è un'altra volta uno scenario di ristorante, evidentemente lo ispirava questo tipo di cose, ebbe a dire queste parole: nel panorama di un mondo forzatamente o disinvoltamente incline al possibilismo e al trasformismo, la mia scelta aveva ed ha
carattere prevalentemente morale e riparatore, sul piano soprattutto individuale, se intendo, almeno in parte, attingere all'eternità della natura, la quale può benissimo permettersi di essere per la gioia di noi tutti anche mutevole, sebbene devo saldare la mia necessaria molteplicità col cemento della coerenza, costi pure essa solitudine, silenzio, rinuncia, sorpasso, dimenticanza. Soltanto così, dal luogo di congeniti attriti, la frontiera può rovesciarsi in oasi di pace, in una piega di territorio non omologato, dove accanto alle reliquie di antichi idiomi persistano la lealtà e il rispetto dell'altro. Questa è la fermezza etica che è presente nelle affermazioni continuative, dolorosamente consapevoli dello spaesamento, cioè della perdita di orientamento, dei valori di riferimento per molti, che poi è un altro termine per definire ciò che sociologicamente si chiama anomia nella cultura popolare veneta e credo anche istriana, forse residua un proverbio che dice: piuttosto che perdere una tradizione, se meglio brusar un paese. Ora, voi capite bene che non è qualche cosa di stereotipo in cui è stata inchiodata la tradizione folclorica a cui accennava prima Maurizio Trémul, che talvolta può essere una trappola mortale per le culture. Stiamo parlando della vera tradizione, del vero concetto di tradizione, che è quello di consenso attraverso il tempo, di condivisione di senso esistenziale fra le generazioni. Allora sì, se questo consenso non c'è più, allora è meglio bruciare il paese, è meglio cancellare anche visivamente ciò che costituiva una comunità di cultura e una comunità di destino insieme, formata evidentemente da reti di relazioni che compongono la trama sottile e continuativa dei secoli, delle generazioni, quelle che comprendono la cellula primaria familiare, i cerchi amicali, affettivi, di condivisione linguistica, storica, ambientale, i vicini, i compaesani, i connazionali. È importante questa cucitura della trama, perché è dalla buona condizione di questa trama che dipende l'esito di una positiva integrazione dei sopravvenienti, che poi sono le nuove generazioni o gli immigrati. Nel dialogo fra le culture generazionali o antropologiche è necessaria la stabilità di questa trama. Ernesto De Martino chiamava angoscia territoriale, una sorta di sottrazione dell'appartenenza, lo stato di sofferenza di chi avverte la perdita dei suoi punti di riferimento locale. Ma c'è anche un altro disagio che va riconosciuto, una forma, consentitemi, di disagio ambientale, un non tanto sottrazione, ma annichilimento dell'appartenenza, di chi si ritrova a vivere sulla sua terra svuotata di volti, di memorie, di riferimenti consueti, dove solo i morti del cimitero, dei registri della miglior vita, restano punto di riferimento. Forse questa è la peggior forma di angoscia esistenziale. Ora il tentativo paziente attraverso i libri Fulvio l'ha compiuto indicando gli aspetti minuti, le cose, la flora. Bisognerà ripercorrere nel cammino magari i prati guardando alle erbe che indicava con i suoi nomi specifici, che erano parte della sua appartenenza, disegnando una topografia minuta, Carsette, Giurizzani, Petrovia, distesa fra Umago e Buie, come dire fra l'interno e l'esterno, fra il mare slavo e il mare mediterraneo davanti, fra una realtà che si estendeva a comprendere una serie di meticciamenti, in cui l'anima viene ancorandosi all'identità collettiva solo se comprende questo scenario multiplo,
solo se accetta la realtà dei due grandi mari, alle spalle e davanti alla realtà. Fulvio è stato un antesignano nell'individuare soprattutto quello che oggi definiamo il problema del XXI secolo, non un problema, ma il problema, come rimanere se stessi e aprirsi agli altri senza perdersi. Questo sarà il problema del XXI secolo e vale per tutte le culture, naturalmente, anche se l'Istria è stata laboratorio anticipatore di questa necessità, pagando a pronte vite l'indifferenza verso questa esigenza. I meccanismi profondi della cultura nel rapporto con il territorio, oltre le manifestazioni superficiali delle ideologie e delle bandiere, sono quelli che vanno individuati, perché è più facile che questi meccanismi superficiali trasmettano una carica di disumanità che poi noi abbiamo contabilizzato tante e tante volte. Fosse stata accettata la lezione di Fulvio Tomizza, e c'è la possibilità ancora di accettarla, la stessa Istria sarebbe stata sollevata, e con lei tutte le terre miste, da una somma impressionante di costi umani, e le risorse umane sarebbero state infine dirette verso il bene comune, quello dello sviluppo, della emancipazione civile, piuttosto che logorarle e sciuparle nelle diffidenze reciproche, capaci di fermentare fino al veleno mortale dell'odio infraetnico e interetnico. È sempre una questione di cultura, naturalmente, cioè di valori, di consapevolezza della storia, di capacità di adattamento all'ambiente, di relazionalità soggettive e collettive. Questo figlio dell'Istria della zappa, più che di quella del remo, ha nella sua Istria contemporanea offerto l'opportunità per questo convegno, l'opportunità a Umago, l'opportunità a noi tutti di riflettere nel fondamento reale del suo apporto. L'Istria interiore, subalterna, contadina, pur prossima a quella marinara, ma non dimentica di tutto ciò che gli sta alle spalle e di tutto ciò che gli sta davanti. È necessario, io credo, non lasciare che queste occasioni di incontro fra persone di buona volontà riunite nella memoria di Fulvio Tomizza non restino occasioni episodiche, ma sia dato vita, io spero, a una esperienza continuativa, a un centro stabile, a Umago, un'opportunità forte per questa città, per questo territorio che gli ha dato i natali, per questa realtà che vive la duplice esperienza della multiculturalità autoctona e del turismo, altra forma importantissima di incontro fra culture. Fare dell'esperienza di Fulvio Tomizza la pietra d'angolo per la ricostruzione esemplare dell'identità plurima, etnica, democratica dell'Istria, restituendo allo spazio istriano il suo valore di risorsa storica, culturale, esistenziale, economica e creativa, con la sua rete di punti di riferimento endogeni e autocentrati, perché è su questa base che si costruiscono le progettualità vere di sviluppo. Ed è in questo che io mi auguro che la riflessione sulle pagine di Fulvio continui oltre oggi e domani.